battaglia di fieno! Raccogli e spara. Controllo automatico dei genitori. Sembrano dei panda. La ha preso un apprendista. Sì. È qui che inizia il percorso a piedi nudi. Oh, che male. Ciao ragazzi. Non sembra, ma siamo in montagna. Guardate che spettacolo! Siamo nella piscina idromassaggio, è super calda. Siamo nella piscina esterna dell'hotel Rainer. Siamo a Sesto, più precisamente a Moso. E da questa parte abbiamo l'hotel, che adesso vi mostriamo, e la piscina interna. E qui, nell'acqua caldissima, c'è la piscina esterna. Ragazzi, dovete vedere la mia capriola. Benvenuti nella nostra camera in montagna! Bagno. C'è il bagno! Via, subito il bagno! Vediamo! C'è anche il lavandino! Ah, ma aspetta, questo secondo me è il bagno uno di due! Ah, questo è quello iniziale, no? Che quando entri in stanza ti scappa, vai subito a destra, no? Qua c'è la pasta con la doccia! Oh, questo sì che è bello! Accendete la luce! Pilastiti! E di qua la doccia! Ah, qua si fa la doccia? E di là la pipì? Ah, e non le due cose assieme? Non fate la pipì dalla doccia. Ma che bello! Giornali? Ho un posto, un tavolo dove posso appoggiare tutte le mie cose tecniche, le batterie, guardate questo. Che bella la vostra cameretta! Che puccioseria! Io vado sopra. Ecco. Uno, due. No. E poi anche il divano che poi ti va. Vediamo! Oh, ci possono sbirciare! E comandano loro perché hanno la tenda? No! La vostra è bellissima, anche la triste! Dimmi che abbiamo anche noi la tenda. Veramente? Dov'è? Fai vedere, Niki. No, TV in camera. Controllo automatico dei genitori. Divano per gli snack e i popcorn davanti alla TV. Ragazzi, non ci credo. Venite che vi faccio vedere. Facci vedere, facci vedere. Siete super fortunati. Sì. Beh, noi abbiamo la TV più grande, eh. Grande è meglio. Ma guardate. Guarda che bel lettone. Avete davanti la pista da sci. Guarda, abbiamo anche i signori davanti che ci salutano. Siamo potuti uscire sulla pista da sci direttamente. D'inverno puoi fare così. Predisci, li metti proprio qua. Ed esci e c'è già il tappettino. Usciamo dalla sua terrazzina. Che spettacolo. È bellissimo. Là dentro c'è la piscina, ragazzi. Che via, vai con la prima ruota. Discesa, salita, ruota. Lì c'è il parco giochi. Di quelli grandissimi. Gigante. Ma io consiglierei di mettersi un pollicione. No, un paio di scarpe. Pollicione però va sempre bene. Occhio a non sbagliare stanza quando si entra. Poteste andare dai vostri vicini. Rientriamo. Cosa state armeggiando? Sedia regolabile all'antica. Sedia regolabile all'antica. Cosa troppo dritti? Regolatela. No, si ma alza, che bello. Altro che le sedie elettriche. Chissà cosa servirà questo. Avete la strisciata LED spettacolare. Avete la luce di lettura. Vado a vedere il mio letto. Ale, facciamo una cosa ben fatta. Chiudiamo la tenda. Ecco, altrimenti ci beccano Niki, subito. Facciamo una cosa ben fatta. Apriamo la tenda. Ma no. Però possiamo controllarli anche noi. Vediamoti. Beccata, sei sul letto. Privacy. Vuole la privacy. Ah, se l'ha chiesto lei allora. Ciao Matti. Aspetta, ti do la privacy. Oh,
ragazzi, sono Verena del Family Resorena. Vi ho portato oggi qua nel nostro fienile a fare il salto al fieno. E uno! La due è già partita! E tre! Dopo lo faccio anch'io, eh! Loro si divertono e questa è la cosa che noi ci teniamo dei nostri bambini quando vengono in vacanze. Importante divertirsi, passare una bella vacanza insieme alla famiglia. Questo è uno dei nostri punti forti, come anche la gita con gli alpaca, l'arrampicata, la caccia al tesoro. Comunque facciamo tantissime cose ed è questo una delle mie preferite. Poi è bello che ci puoi inventare le cose come sempre, quindi fare la battaglia di fieno! Raccogli e spara, raccogli e spara. Puoi prendere l'avversario e fienarlo! Ma ti stiamo vincendo! Con tutto questo fieno non possiamo non pensare a Trilli. Missione! La nostra coniglietta nuoterebbe in questo... Cosa fai, Nicky? Vado col paracadute. Paracadute. Non voglio farlo. Vai, provaci. Uno, e due, e tre, il parasacchetto. Ok, con gli occhiali nella cuffietta. Ovvero, Trilli si butterebbe proprio così. E farebbe i bagni di fieno. Ecco, ne ho appena fatto uno. Benvenuti nel regno del gigante Baranci. Adesso ci troviamo nel cantiere del gigante. Il percorso si può fare in passeggino oppure accompagnati da mamma e papà, ma un bambino alla volta, quindi chi è che non viene? Lei. Ma no, sto scherzando, andiamo ragazzi. Siamo a San Candido, a 5 minuti da Sesto. Quassù si arriva grazie a una seggiovia. E volendo si può scendere con il... una rotaia velocissima. I bambini possono andare coi genitori, in cui si scende. No, Nick, ormai sei troppo grande. L'anno prossimo vado anch'io da sola. E si arriva fino a valle, anche perché dopo essersi sfamati con il pranzo del gigante, se le posate sono così grandi, figuratevi le porzioni che mangia il gigante. Oh, oddio. Oh, gran cucchiaio, gran forchetta e gran coltello. Il giro dura circa 60 minuti e adesso dovremmo essere vicino all'orecchio. Eccolo qua! L'orecchio del gigante. Sentite la mia musica? Vai, musica, Mati! La senti, Ale, dall'altra parte? Qui dentro il buco? Sento, sento. La musica del gigante. Vediamo se l'orecchia è pulita l'orecchia. Il gigante si lava le orecchie. Ciao, ciao Nicky. Oltre che qui sul monte Baranci, nel comprensorio Dry Zinnen ci sono altri percorsi per bambini, come quello sulla Croda Rossa, sullo Stiergarten, sul monte Elmo, dove c'è un bellissimo percorso da fare a piedi nudi e dove siamo stati anche a sciare. Di me, Nicky. Nicky con l'antizanzare e io con questo. Come con l'antizanzare? Se ci volete vedere sulla neve qui sul monte Elmo, anche la cartina che trovate alla base partendo dalla funivia, potete sbirciare il nostro video qui. Montagna, a cosa giochi? Alla montagna incantata! Ringraziamo Cranio Creations che ci ha mandato questo gioco magico! Ai piedi della montagna incantata, che sia proprio quella là? Ah, chi può dirlo? Il saggio mago Baldovino. I magici fuochi fatui della foresta e gli apprendisti della vicina scuola di magia sono venuti a conoscenza di un complotto. Quattro streghe malvagie hanno deciso di rubare a Baldovino il suo magico bastone adornato da un leggendario cristallo. Gli apprendisti tentano invece di fermarle. E saremo noi
Ma prima facciamo il giro di scatola! E all'interno troviamo le istruzioni! Le guardiamo al volo perché adesso giochiamo dal vivo. Non è il tabellone, è la montagna incantata. Wow, cosa sono i fuochi fatui? Questo è il mago Baldovino. È proprio lui. Questi siamo noi e le streghe. Preparazione! Il gioco va montato perché è veramente spettacolare, proprio come le, presa al volo, montagne che ci circondano. Grazie ai supporti in dotazione, il nostro piano di gioco è inclinato. Lì scenderanno i fuochi fatui e anche noi apprendisti maghi. Guarda che carini che siamo, tutti con i nostri cappuccetti. Chi sono queste brutte megere verdi e con questo vestito nero? Le streghe. E adesso cosa devo fare, mamma? I sei apprendisti vanno posizionati qui. Okay. In questo gioco siamo noi tutti assieme, collaborativo, a sfidare le streghe. Che vanno collocate dove c'è il simbolo della streghetta. Perché le streghe sono partite prima, purtroppo. Quindi noi siamo in svantaggio, ma giocheremo di squadra. E grazie al nostro team, speriamo, riusciremo a batterle. E i fuochi? Nel sacchetto nero. Guardate, sono piene di bollicine, sono troppo carine. Ma vanno nascoste. Inizia il giocatore più coraggioso. Mati, abbiamo scelto proprio te, perché io ho troppo paura delle streghe. Il turno di gioco comincia pescando un fuoco fatuo dal sacchetto a caso. Blu. Azzurro? Va inserito in uno di questi aperture, di questi corridoietti. Scegli il sentiero. E il personaggio che viene colpito, in questo caso era facile perché era già lì. Velocemente, devi spostarlo. Si sposta velocemente sulla prima casella azzurra. Questo vale anche per la strega. Si può spostarli velocemente perché può succedere che si riesca a spostare più volte nell'arco della stessa discesa. Sì, ma gli apprendisti, non le streghe. Viola, è un gioco cooperativo per cui si può decidere anche insieme. Ah certo, dove andare a mettere di nuovo? Bella idea, grandissimo. Adesso lui va lì. No, ho colpito la strega. Adesso dove c'è? Un'altra strega. Oh, per fortuna ha finito. Se davanti al personaggio, strega o apprendista che ci sia, non c'è più il colore corrispondente al fuoco fatuo, la pedina viene spostata qua giù. Questo mi piace. Speriamo bene. C'è anche quella gialla? Sì, mi pare di sì. Sì, guardate! Eccola. Ho pescato il fuoco fatuo giallo. Allora, quale vuoi? Puoi scegliere. Fino qua, perché quella è occupata. Hai ragione. Quale vuoi? Secondo me è meglio che la butti giù di qua. Che è pieno di maghetti, invece di qua è pieno di streghe. È vero. Ok, vai. È vero, che la sposto. Aspetta, fammi vedere dove è il giallo. Occhio, hai ragionato bene, mi raccomando. Il giallo finisce lì, il giallo va là. Ha colpito una strega lo stesso. Aspetta. Che la strega avanza. No, ancora giallo. Oddio, paura. Se arrivano tre streghe, vincono loro. Se arrivano quattro apprendisti, vinciamo noi. Bianco. Se capi un po', deve spostarsi. Prima o poi se ne deve andare quella strega. Facciamo qua. E sì. Soprattutto ci servono quattro apprendisti. E qua. Occhio, ragazzi, qua. Verificate anche voi cosa succede. No, la prima strega. No. Non è giunta ancora. C'è il bianco qua. Fiu. Manca solo un fuoco fatuo. Provate quello a dire rosso. Fuoco fatuo. Fu. Quella che viene colpita perché. Vedi? Attenzione, bravissima, così. Se sei incastrata si può aiutarla. Ah, sì, si può aiutare. Qua, Mati. Brava. No! Oh, ha preso una strega che va avanti all'altro rosso e finisce qui. Si rimettono dentro. Solo quando sono tutte arrivate giù le palline si rimettono dentro. Vai, Nicky. Nel sacchetto dei fuochi fatti. Vai, Nicky, senza sbirciare. Dai un'occhiata. E cosa esce? Blu. Attenzione, la strategia quello, è buona. Quello. È pieno di apprendisti. Bene. Ottimo. No, guarda che fortuna. Che fortuna. Nicky, bravo, era l'ultimo rimasto. La strega sapora il traguardo. Giallo. Bianco. Vabbè, mi piace lo stesso. Ragazzi, studiamo la cosa. Questa si può spostare. Sì, perché magari colpisce l'altro maghetto. Via, è partito. Ok. Beh. No. È arrivata giù dritta. Almeno non ha colpito la strega. Tocca a me. Se il fuoco fatuo non colpisce niente, sì? Si sposta una strega scelta. No, questa io cosa. Io avrei spostato questa. Anch'io, ma questa. Tutti mi sa. Questa è una cosa malvagia. Viola. Proprio la strega cattiva. Questo. Beh, c'è ancora un mago che non. Secondo me è questo che c'è questo maghetto. Non so, io avrei fatto questo, Sì, che dopo magari ricadere lì sopra. Esatto. Qua? Una buona strategia. Sì, sei veloce, mamma. Occhio, preparati subito a cambiare. Non la strega. No, proprio ho preso la strega. Sì. Beh, però posso fare questo. Viola lì. No. Viola qua giù. Va già lì la strega. Tocca a me. Vai, io Mati. Sono la mano fortunata. Vai, Mati. Questo turno è stato a vantaggio delle streghe. Sì. Rosso. Vai. Rosso. Allora. Vado. Seguiamo il fuoco fatuo. Ha evitato la strega. Ha preso un apprendista. Sì. Sì, l'ha preso ancora.
Bene! Sì, sì. Bene, vai Nicky! Giallo, sì, giallo! Qua! Occhio! Ottimo! Qua, fino qua giù! Sì, 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 sì! Bene, tutto è dentro, tocca a me! No, tocca a papà! Ah, scusa! Giallo, giallo! Rosso! Vado sul sicuro, voi spostate bene ragazzi, molto bene! Scende, scende, scende! Non becca niente! Tocca a me! Vai! Azzurro, azzurro! Azzurro! Dai. Io avrei fatto qua! Hai trovato il tuo colore, buon segno! Sì, qua capisci sicuramente qualcosa! Bene! La. Ottimo! La. Mitico! Sì, benissimo! Sì, sì! L'abbiamo portata a casa! Vai, prima pre... ah, anche una strega! Ma anche la prima strega! Siamo pari, 1-1! Dai, tocca a me la mano fortunata! Vai, Mati! Estrai bene, fortuna, fortuna! Viola! Viola! Guarda che di là siamo bene! Sì. È vero, dobbiamo sfruttare. Io, guarda, angolo. Questo però. Ah, no. Quello tanto. Quello è difficile colpirla. Però. Non è facile, ragazzi. Qua dovresti colpire e sperare che faccia tipo così e rimasti lì. Vado? Vai! Rischi, sì. Vai. Mati, mitica! Sì, grande! No! Beh, dai! Bene, bene! Pesco! Bianco. Sì, là così colpisce a... Oh, colpisce. No, no, strega. No. Questa. La strega, sì, avanza di uno, seguendo il bianco. No, però... Pesca. Vado. Pesca. Dovresti prendere il giallo. Che bene, finalmente. Giallo. Era facile. Allora, era l'ultimo rimasto. Io direi di qua, colpire... giù quelle lì. Sì, questo. E allora è fatta. Ta-ta-tan. Quello. E qua. Ta-ta-tan. Ok. Rimetti dentro. Perché se occupiamo tutti gli spazi là sotto, è dopo vero. È fatta. Gialla di nuovo. Questo è un segnale. Il segnale del giallo. Allora, se colpisci... questo va fino qua. Questo sì, vai. Sì! Sì, l'hai preso. Vai. Sì! E sono due. Ecco. Viola. O butti qua in mezzo. Butta la sì, no, questa. Vabbè, la butta a casa, ciao. La di là. No. Oh. No. Oh, oh. No, questa guarda, un po' più in qua. Sì, l'avanziamo solo lì. Oh. Azzurra. Siamo alle battute secondo decisive. Secondo me vai un po' più in qua, così abbiamo più possibilità che prenda qualcosa. Sì, se prendi quello allora va. No, tutto di là, no. Ma no. Questa la possiamo fare andare là. Sull'azzurro, sì, proprio lì. E quando sembrava che andasse tutto bene, che adesso va tutto male. Bianco. Vai fuoco. No. Sì! Grande! E siamo tre! Ne manca uno! Devi pescare il rosso. Rosso. Bene. Brava! Occhio che è decisiva. Se colpisci... Ah no, quello no. Sarebbe bello farla arrivare di là, ma non garantisco. Provaci. Oddio! La spintina. Ah, per un pelo! Quella rossa la mandiamo là, dai. Le streghe si stanno avvicinando. Ha fatto tutto bene tranne l'ultimo bivio. Allora, se faccio, mi sa, blu e colpisco l'ultima. Vai, mano calda Matilde. Viola. Magica. Va bene. Se faccio... Questa qua, colpisci questa? Dici che è buona? No! Ah? No! Quella lì arrivava, se no. Questa qua va avanti. Vado. Che paura. Attenzione, giallo. Dobbiamo proteggere giallo. Il bastone magico. Il giallo. Quando alla fine sembrava andare tutto bene. Ancora quella. Chi è che avanza verso il giallo? Questa. Guardate come annusano il bastone. A noi basta un mago, a loro due streghe. Consoliamoci. Azzurro. Papà, se colpisci questa è fatta. Mettilo qua. Proprio qui. Vediamo. La. Sì! E vai! Cosa prendesti? E si gira qua in fondo il tabellone finale. Ta-dan! Altro che apprendisti, ragazzi. Il gioco diventa ancora più difficile e potete sfidare voi stessi a portare più apprendisti possibili e meno streghe al traguardo. Chi riesce a portare 6 apprendisti e 0 streghe raggiunge il livello di Gran Maestro. E se la magia non vi basta? E allora ecco la variante streghe contro apprendisti. Una vera e propria sfida. Ci si dispone così sulla montagna incantata. E si continua a giocare con le regole che abbiamo visto prima. Vince la squadra che per prima porta 3 streghe o 3 apprendisti al traguardo da mago Baldovino. Nel prossimo video, seconda parte della nostra avventura in montagna, vedremo delle mucche mai viste prima. Verrete con noi su un sentiero a piedi nudi e gusterete un fantastico buffet tirolese. Vi aspettiamo.